L'intensificarsi dei fenomeni meteorologici come uragani, tifoni, allagamenti, vediamo le foreste bruciare, quindi purtroppo negli ultimi 6 anni, da quando sono stato qui la prima volta, ho visto moltissimi cambiamenti dovuti al climate change, over. Spero che ce ne siano mille di domande a cui non ho ancora risposto e sta a voi trovarle, perché se io sapessi già qual è la domanda, mi preparerei la risposta, non sarebbe giusto, over. Ho amato entrambi questi film in realtà, perché sono film che danno spazio all'immaginazione e che ci spingono verso il futuro, ma in particolare Interstellar credo che sia una grande storia d'amore nascosta in un film di fantascienza, una storia d'amore tra un padre e una figlia, che io come padre di due figlie ho riflettuto moltissimo sul significato di questo film e credo che il significato profondo sia il fatto che l'amore sia la forza, l'unica che riesce a attraversare spazio e tempo, over. Credo che è un progetto molto molto ambizioso, ma affascinante. Abbiamo in atto già gli studi per poter mettere in pratica questa tecnologia e speriamo nei prossimi 15-20 anni, nella vostra generazione di astronauti, di vedere i risultati, over. Certamente siamo esseri umani come tutti gli altri, ma la nostra profilassi ci permette di mantenere un ambiente abbastanza settico sulla stazione, abbastanza pulito, quindi finché non portiamo virus siamo abbastanza liberi da questo tipo di malattie, over. No, nessuna particolare tecnica, in realtà quando sei focalizzato su un lavoro importante la concentrazione è una conseguenza, perché sicuramente non vuoi sbagliare, non vuoi creare errori che possano compromettere il risultato, per cui semplicemente noi mettiamo in atto l'addestramento ricevuto per cercare di fare al meglio il nostro lavoro, over. Più che mutazioni genetiche, quello che abbiamo visto è che la risposta genetica, ovvero l'espressione genetica, l'espressione di alcuni geni a bordo dei microgravità si attivano, si disattivano in base alle necessità e quindi sì, abbiamo visto che la risposta genetica è diversa in orbita, over. È difficile come tutti gli ambienti ristretti in cui si vive a lungo per tanto tempo, siamo esseri umani, abbiamo tutti le nostre idiosincrasie, le nostre piccole peculiarità, ma siamo tutti anche professionisti e siamo uniti da un grande sogno comune, per cui l'ambiente in generale è molto rilassato, è un ambiente di amicizia e cooperazione. Over. Ma la valigia della strada è molto piccola perché di fatto non abbiamo più di 1,5 kg a disposizione, per cui non mettiamo moltissime cose, di solito piccoli ricordi da portare a casa per chi ha la famiglia, per chi ha dei bambini, per chi ha dei figli o per gli amici, qualcosa che ci ricordi un po' le nostre origini, insomma qualcosa che ci tenga attaccato a terra, over. Ma in realtà non c'è una cosa che mi colpisce di più perché io non metto mai nulla in graduatoria. Quello che cambierei la renderei ancora più a dimensione umana, cioè cercherei di fare in modo che l'equipaggio possa lavorare in condizioni che gli permettano di fare più lavoro. Sto parlando di piccoli sistemi come proprio quelli che ci rendono umani, l'abitabilità, la toilette, la capacità di lavare vestiti, la capacità di avere cibo e acqua più simili a quelli terrestri, over. Beh, abbiamo svariati, abbiamo la possibilità di mandare testi a terra, messaggi di testo per fare degli update ai centri di controllo, possiamo anche telefonare tramite un protocollo internet, possiamo anche fare delle videochiamate se organizzate da terra,
possiamo anche, abbiamo anche la possibilità di fare email sia privata sia quelle pubbliche come quelle disponibili a terra, e poi abbiamo come hai visto questa radio VHF, over. Ma è impossibile mettere in graduatoria l'utilità della scienza. La scienza è tutta utile, sia che porti un risultato pratico, sia che porti un risultato tecnologico, ma anche quando ci porta a conoscenza o quando ci porta a nuove domande. Quindi è impossibile dire mettere in graduatoria la scienza, sarebbe ingiusto, over. Ma io direi che circa metà della giornata del giorno lavorativo vale agli esperimenti scientifici. Chiaramente ci sono gli alti e bassi, perché a volte siamo più presi da attività logistiche, per esempio se arriva una navetta o se riparte una navetta, perché dobbiamo fare molte operazioni di carico e scarico, o se ci sono attività extraveicolari. Ma in generale la nostra giornata è suddivisa più o meno a metà sulla scienza e a metà per tutto il resto, over. Direi che all'inizio c'è una fase in salita che è quella di adattamento, quindi fondamentalmente la parte più operativa e più diciamo quella più efficiente è il periodo centrale dell'esperienza, perché poi ci si prepara al rientro, over. Ragazzi, purtroppo oggi la mia giornata è molto piena e sarà difficile. Possiamo provare, posso cercare di essere qui. Qual è l'elevation, qual è l'orario dell'alba?